Homo naledi. Questa è una specie scoperta recentemente, nel 2013, in Sudafrica, circa 2 milioni di anni fa. L'Homo naledi presenta un caso davvero interessante, almeno 15 individui su questa specie sono stati trovati sul retro di una grotta. Hanno suggerito che forse il loro posizionamento nella parte posteriore della grotta è parte di un comportamento di sepoltura o forse anche un significato religioso. Gli ominidi fossili sono stati scoperti per la prima volta nella camera di Naledi in Sudafrica. Questo scavo rimane la più grande collezione di una singola specie di ominidi che sia stata trovata in Africa. A causa della mancanza di altri fossili animali o strumenti associati all'Homo naledi, si sa molto poco sull'ecologia e sulla vita di questa specie. I suoi denti possono fornire indizi sulla dieta e l'ambiente di questa specie in Africa meridionale. I suoi denti differiscono da altre specie di Homo vissute nello stesso periodo, quindi può essere che l'Homo naledi abbia abitato in un ambiente distinto da quello occupato da altre specie di Homo, pur avendo molte altre somiglianze morfologiche. La collocazione dell'Homo naledi sull'albero evolutivo del genere Homo è attualmente irrisolta. L'Homo naledi possedeva un misto di tratti che sono dell'Australopithecus, in particolare nel bacino e nella spalla, e dell'Homo, particolarmente nelle mani e nei piedi, e le dimensioni del suo cervello. I resti di almeno 15 individui sono stati trovati nel sistema di grotte Rising del 2015. I resti sono il più grande assemblaggio di una singola specie di ominidi mai scoperto in Africa. L'Homo naledi combina caratteristiche primitive con caratteristiche moderne e non è un antenato diretto agli umani moderni. I resti risalgono a circa 300.000 anni fa. Questo non rappresenta l'arco temporale di questa specie, ma solo l'età di un numero limitato di fossili. È probabile che questa specie sia apparsa per la prima volta molto prima, forse anche 2 milioni di anni fa. Sia la grotta di Naledi che quella di Lesedi distano quasi 100 metri dall'ingresso e quasi 30 metri sottoterra. Sono accessibili solo attraverso una serie di passaggi estremamente stretti. Tutti gli esemplari conosciuti sono stati trovati nella camera di Naledi e Lesedi, nel sistema di grotte Rising Star, a circa 50 km a nord-ovest di Johannesburg, in Sudafrica. Homo è una parola latina che significa umano o uomo. La parola Naledi significa stella nella lingua locale, in riferimento alla grotta in cui furono rinvenuti per la prima volta i resti. Rapporti con le altre specie. Sebbene riconosciuta come appartenente alla famiglia Homo, è difficile posizionare questa specie in relazione ad altri membri della famiglia, a causa di un mosaico di somiglianze e differenze con gli ominidi conosciuti. Non è considerato un antenato diretto degli umani moderni. Data la data relativa tarda dei resti, è possibile che alcune popolazioni umane arcaiche esistessero nella stessa regione dell'Homo naledi. Tuttavia, non possiamo essere sicuri che vivessero nelle immediate vicinanze o fossero in contatto con loro. Lo scheletro dell'Homo naledi mostra un mix unico di caratteristiche completamente inaspettate. Le spalle, fianchi e il busto conservano caratteristiche primitive più simili a quelle degli australopitechi. La parte inferiore del corpo, il cranio e i denti mostrano adattamenti più simili a quelli umani, legati a funzioni come la locomozione, l'uso delle mani e la lavorazione del cibo. Diverse caratteristiche non sono di nessuna altra specie di ominidi. Dimensione e forma del corpo. I maschi adulti
erano alti circa 150 cm e pesavano circa 45 kg. Le femmine erano leggermente più basse e più leggere. Il dimorfismo era limitato. La posizione eretta e locomozione bipede. La parte superiore del corpo era strutturalmente più primitiva di altre specie di Homo e più simile a quella degli australopiteci. Ad esempio, la gabbia toracica era relativamente ampia come quella degli afarensis. Cervello. Le dimensioni del cervello, relativamente piccole, sono leggermente più grandi di quello dello scimpanzé e circa 560 per i maschi e 465 per le femmine. Le impressioni suggeriscono che, nonostante le sue piccole dimensioni, il cervello di Homo naledi era simile per forma e struttura ai cervelli umani moderni, che sono tre volte più grandi. Il lobo frontale era più simile a quello di un umano moderno che a quello di una scimmia. L'Homo naledi aveva un cervello asimmetrico, come si vede anche negli esseri umani moderni. Cranio. La forma complessiva del cranio è unica, ma è molto simile alle prime specie di Homo, come Homo erectus habilis. Le caratteristiche dell'Homo naledi del cranio includono una faccia mediana piatta e una piccola costruzione post-orbitale, toro sopra-orbitale ben sviluppata, arcata sopra-ciliare, sebbene con un arco debole. Manca la caratteristica volta cranica lunga e bassa dell'erectus. La parte posteriore del cranio era curvata bruscamente, simile a quella di un umano moderno. Mascelle e denti. Le caratteristiche delle ascelle e dei denti sono per lo più coerenti con il genere Homo e hanno adattamenti Homo per una dieta di alta qualità. Mancano caratteristiche derivate dal successivo Homo. Le radici dei premolari avevano caratteristiche primitive. Proporzioni dentali primitive, che il terzo molare è più grande rispetto agli altri molari. Trovati in australopitecine e primi Homo, comunque non in Homo specie. I denti sono piccoli rispetto alle prime specie di Homo e sono simili nelle dimensioni alle successive specie Homo, comprese gli umani moderni. Le corone molari erano piccole con 5 cuspidi, come gli umani moderni. Gli incisivi sono dimensioni simili all'australopiteche, ma canini, molari e premolari sono naturalmente più piccoli. Ha denti più piccoli, ma una corona più alta e più resistente all'usura rispetto agli australopitechi e il Paranthropus. Arti. La posizione della spalla primitiva è configurata in gran parte come australopitechi, che assiste nell'arrampicata e nell'impiccagione. Le mani avevano una combinazione di caratteristiche non viste in nessun altro ominide, ma nel complesso più simile alle mani umane moderne di quanto non fosse habilis. Dita primitive che erano talmente lunghe e ricurve e adatte all'arrampicata. Caratteristiche più moderne nel polso, nei palmi e nei pollici, che potrebbe aver aiutato anche l'uso di strumenti e la manipolazione degli oggetti. Pollice relativamente lungo con caratteristiche uniche del primo metatarcale. Arti inferiore è una combinazione unica di caratteristiche primitive e derivate e si trova solo in questa specie. Nel complesso, le ossa delle gambe erano lunghe e sottili, tipiche dell'Homo, e avevano forti inserzioni muscolari, tipiche della moderna camminata bipede. Come on.
la parte superiore del femore era più simile all'australopiteco, ma l'unica ad avere una depressione nell'aspetto superiore del collo femorale. La parte inferiore della gamba aveva un forte attaccamento del tendine sulla tibia, una caratteristica unica di questa specie. Piedi e caviglie erano simili a quelli degli umani moderni, con archi che indicano una candatura efficiente a lunga distanza. Le ossa dei piedi erano moderatamente curve, più che negli umani moderni. Bacino. Le lame del bacino ampiamente svasate erano primitive e simili agli australopitechi, ma la parte inferiore del bacino era più simile a quello di un uomo moderno. Le ossa dell'anca erano più corte davanti e dietro rispetto agli umani moderni. Questi ominidi trovati chiaramente non vivevano nella grotta in cui sono stati trovati i loro resti fossili, poiché non c'erano segni di occupazione come strumenti, cibo o fuoco. Questo rende difficile determinare gli elementi culturali per l'uomo Naledi. È possibile, come suggeriscono i trovamenti, che lo stesso Homo Naledi sia entrato nella grotta e abbia utilizzato le camere per deporre i propri morti. Se questo è il caso, allora questi ominidi, dal cervello piccolo, stavano esibendo un comportamento ripetuto e deliberato. Qualsiasi contesto rituale è difficile da determinare in quanto non vi è alcun suggerimento se il simbolismo o qualsiasi prova che le ossa siano state deliberatamente collocate come sepoltura. Parecchi esperti non sono d'accordo su questa interpretazione e suggeriscono che potrebbe esserci stato un ingresso più accessibile in passato e uno che consentiva il lavaggio dei resti. Tuttavia, la scoperta dell'Homo Naledi rimane in due camere, distante l'una dall'altra, con nessun collegamento sotterraneo diretto e difficile da raggiungere la superficie. È una prova convincente per il posizionamento deliberato. Se l'Homo Naledi è entrato ritiramente nel sistema di grotto del Rising Star, è ragionevole presumere che avesse controllato l'uso del fuoco. Tuttavia non ci sono prove dell'uso del fuoco né nelle camere di Danedi che nelle camere di Le Sedi. Ambiente e dieta. I denti e i muscoli della mascella inferiore dell'Homo Naledi sono più piccoli della maggior parte degli australopitecini, che suggerisce una dieta che non richiedesse una mastificazione pesante o la lavorazione di alimenti come erbe. Quasi la metà dei denti ha una o più scheggiature sulla superficie dello smalto, il che suggerisce che mangiano regolarmente oggetti duri e abrasivi e sporca ambientale. Tali alimenti possono includere organi di stoccaggio sotterranei che, se non lavati, conterrebbero grandi quantità di sabbia. C'è un punto che bisogna chiarire prima di qualsiasi approfondimento sull'olivo domestico. Da dove proviene l'olivastro? Era un albero da frutta o da macchia? Da milioni di anni la presenza dell'uomo, il genere Homo, si è intrecciata con la foresta mediterranea sempre verde, la sclerofila, ai piedi dell'Himalaya. Proviene dalle coste più calde e asciutte del Mediterraneo, quelle meglio soleggiate, dove nella macchia crescono il corbezzolo, il lauro e il carrubo. In questo contesto ha bisogno di molto sole e poca acqua. Detesta l'umido, resiste all'arido. Arriva in alto sulle colline costiere e sale e scende in latitudine a seconda delle ere climatiche, fuggendo o seguendo l'espandersi o il ritirarsi dei ghiacci.
sulla domesticazione dell'olivo, la mezzaluna fertile ha visto nascere l'agricoltura e l'allevamento con le principali specie animali e vegetali negli ultimi 10.000 anni. È qui, nella fascia fertile tra Tigri e l'Eufrate, che alla fine dell'ultima glaciazione sono stati selezionati i primi semi di orzo e di grano. La Bibbia parla di un diluvio universale che ha sconvolto la terra e da varie indagini si è scoperto che il diluvio non è stato solo uno. Robert Ballard, uno degli esploratori sottomarini più noti al mondo, ha organizzato una spedizione sulle coste del Mar Nero, alla ricerca di tracce dell'antica civiltà sommersa dalle acque in epoche remote. Come spiega lo stesso Ballard, circa 12.000 anni fa, gran parte del mondo era coperto di ghiaccio e il Mar Nero è un grande lago d'acqua dolce circondati da terreni agricoli. Questo riprende uno studio del 97 di Ryan e Pittman. Tutte testimonianze archeologiche e antropologiche stimarono che 16 km cubi d'acqua venivano versati ogni giorno, che il diluvio continuò per almeno 300 giorni. Furono inondati più di 60.000 km di terreno e il livello del lago salì di centinaia di metri, trasformandosi nell'attuale Mar Nero, causando una migrazione di massa di numerose specie animali in tutta l'Europa. Secondo lo studio di due ricercatori, la forza dell'acqua era 200 volte superiore a quella delle cascate del Niagara, spazzando via ogni cosa sul suo cammino. La squadra ha trovato un'antica spiaggia sommersa, circa 122 metri sotto la superficie del Mar Nero, che è la prova dell'antica inondazione. Analizzando le conchiglie trovate lungo il litorale sottomarino con la datazione del carbonio, Ballard ritiene di poter datare il diluvio intorno al 5600 a.C. Secondo il ricercatore, quell'evento tanto drammatico che in brevissimo tempo spazzò via 150.000 km2 di terraferma e migliaia di vite, rimase così impressa nella memoria dei pochi sopravvissuti da essere tramandato di generazione in generazione. Il naufragio che abbiamo scoperto risale al 500 a.C., in pieno periodo classico, spiega Ballard. Ballard spera di trovare anche le prove del popolo che abitava il mondo che è stato spazzato via dall'inondazione. Bisogna anche dire che molto prima del patriarca biblico, Noè, un altro eroe era scampato alla grande inondazione grazie a un barcone salvato dall'estinzione dell'umanità e degli altri esseri viventi della terra. In sumero si chiamava Zu-Sudra, in babilonese Utnapishtim. Nell'epopea di Gilgamesh questo personaggio è ispirato alla figura di Noè, di cui anticipa molti tratti. Per spiegare il diluvio dobbiamo riferirci alle ere glaciali. Il clima terrestre ha subito una serie di cicli di avanzamento e scioglimento di ghiacci e si ritiene che le cause delle fluttuazioni del clima portano all'alternarsi di periodi glaciali e interglaciali, siano le cause, siano di tipo astronomico e attività solare. Le cause astronomiche, che sono fenomeni ciclici, chiamati cicli di Milankovic, che possono influenzare notevolmente il susseguirsi di periodi glaciali e soprattutto di periodi interglaciali. I tre fattori responsabili delle fluttuazioni climatiche di lunga durata che portano alle glaciazioni sarebbero, secondo gli astronomi, i cambiamenti climatici dell'asse terrestre, dondolio, le variazioni dell'orbita ellittica del pianeta, stiramento, le processioni degli equinozi, lo sfarfallio. Allora, i cambiamenti dell'inclinazione dell'asse terrestre, il dondolio. Se la Terra fosse una sfera perfetta, non potrebbe mantenere la rotazione attorno a un asse. Sarebbe come una palla, sempre pronta a variare l'asse di rotazione. Per nostra fortuna la Terra è leggermente schiacciata ai poli e questa la rende simile ad un giroscopio che ruota intorno a un asse fisso.
L'asse terrestre è inclinato rispetto alla perpendicolare al piano dell'eclittica. Questa inclinazione, combinata con la rivoluzione della Terra intorno al Sole, è causa delle stagioni. Maggiore è il valore dell'inclinazione, più calde sono le estate, più freddi sono gli inverni. L'entità dell'inclinazione varia ciclicamente tra circa 21 gradi e 55 a 24 gradi e 20, con un periodo di circa 41.000 anni. Attualmente l'inclinazione è 23-27, cioè in diminuzione. L'inclinazione dell'asse terrestre può cambiare in seguito a forti terremoti, scioglimento dei ghiacciai e depauperamento delle falde idriche, che modificano la distribuzione delle risorse idriche nel pianeta. Dopo il 2003 si è notato che l'asse terrestre si è spostato di circa 17 cm in direzione delle isole britanniche. Variazione dell'orbita terrestre, stiramento. L'eccentricità dell'orbita della Terra attorno al Sole varia. La posizione relativa di Terra e Sole è di fondamentale importanza nel determinare la quantità e la distribuzione delle radiazioni solari che raggiungono la superficie del pianeta. Le variazioni dell'orbita che la Terra descrive intorno al Sole e dell'inclinazione del suo asse di rotazione, benché minime, influenzano il clima globale su scale temporali medie. L'orbita che la Terra percorre intorno al Sole è sempre ellittica, tuttavia con una ciclicità di 90-100.000 anni circa, la forma dell'ellisse varia facendosi più schiacciata e portando la Terra ad avvicinarsi ed allontanarsi in misura diversa dal Sole nell'arco dell'anno. Conseguenza di ciò è che cambia la quantità di radiazione solare che raggiunge la superficie terrestre nelle diverse stagioni. In particolare, la forma dell'orbita terrestre varia da un periodo di 100.000 anni, lo stesso intervallo tra due glaciazioni successive, da un'ellisse a un cerchio, modificando la distanza Terra-Sole. Si è calcolato che in un ciclo di 92.000 anni la distanza della Terra dal Sole può variare da 1 milione di chilometri fino a 16 milioni di chilometri. Attualmente vale 5 milioni. Le precessioni degli equinozi, lo sfarfallì. Questo orientamento cambia con un periodo di 25.772 anni, determinando la precessione degli equinozi. Quindi ogni 25.772 anni circa, l'asse attorno a cui la Terra gira su se stessa ruota con un movimento di precessione. Cioè, se l'emisfero nord era inclinato in direzione opposta al Sole, all'afelio, che è il punto più distante della Terra dal Sole, dopo 25.772 anni, l'emisfero nord si trova ad essere inclinato nella direzione del Sole alla fine. In altri termini, nel primo caso il punto dell'orbita in cui cade l'estate è più lontano, nel secondo caso invece è più vicino al Sole. Il moto di precessione può essere spiegato facendo l'esempio della trottola che gira su se stessa perfettamente in verticale. Quando il suo moto viene perturbato, essa comincia ad ondeggiare con un movimento di precessione. Il suo asse si muove descrivendo un coro. Possiamo concludere quindi che quando l'insieme dei movimenti millenari provocano una diminuzione della quantità di energia solare ricevuta durante l'estate dalle zone prossime ai poli e dalle zone montane a tutte le latitudini, la neve caduta in inverno non si scioglie completamente e si accumula negli anni trasformandosi in ghiacciaio. Le calotte polari si espandono e il nostro pianeta entra nell'età glaciale. Poi è anche importante l'attività solare. L'emissione della radiazione solare conseguente all'attività solare non ha un andamento costante nel tempo, ma segue dei cicli principali di 11 anni ed altri secondari legati alla variazione del numero delle macchie solari.
la cui attività ha un influsso diretto sulla quantità di radiazione inviata verso la Terra e di conseguenza sulla temperatura della superficie terrestre. Distribuzione delle terre emerse più importanti. La forma e la disposizione dei continenti influenzano le correnti marine e la circolazione delle masse d'aria a loro volta sono responsabili degli scambi del carbonio su tutto il pianeta. Ogni era glaciale, infatti, a sua volta è suddivisa in freddi periodi glaciali di una durata di circa 100.000 anni, più miti periodi interglaciali della durata di circa 10-15.000 anni. Da circa 10.000 anni ci troviamo in un periodo interglaciale e quindi, pur essendo nel corso di un'era glaciale, viviamo un clima più mite. A questo proposito è fondamentale comprendere che l'alternanza di periodi glaciali ed interglaciali è dettata da variazioni di temperatura apparentemente minime. Basti pensare che la temperatura media che si registrerebbe durante un periodo glaciale è di solo 4-6 gradi più bassa rispetto alla temperatura media in un periodo interglaciale. Eppure, gli effetti osservabili sono impressionanti. Durante i periodi glaciali la vita sulla Terra è piuttosto ostile. Spessi strati di ghiaccio, come quelli di oggi troviamo ai poli, si estendono su gran parte dell'emisfero terrestre. Ricoprendo la maggior parte del Nord America e dell'Europa e anche parte di Asia e Sud America. La tettonica placche esercita un ruolo importantissimo nell'innescare modificazioni climatiche. Le glaciazioni quaternarie, in particolare, secondo le più recenti teorie, sarebbero state innescate dalla separazione dei continenti, in particolare dal distacco dell'Antartide e le conseguenti stabilizzazioni della corrente circumantartica che impedisce scambi di calore con le più calde zone equatoriali e tropicali. Da indagini geologiche e morfologiche abbiamo la scomparsa di varie specie vegetali e animali. La scomparsa di una specie o di un genere lascia spazio a nuove specie. È in questo contesto che l'incrocio genetico tra le varie specie di macchia, tipo leccio o corbezzo, con un albero da frutto, tipo lusino, potrebbe avere generato un olivastro, una nuova specie di macchia mediterranea sclerofila. È un'ipotesi. Il diluvio universale ha creato una miriade di altre varie specie, sia animali che vegetali, e la nuova macchia mediterranea, nel nuovo clima mite, è innescata. Ho potuto innescare il primo olivastro, un iniziatore precursore di olive, le cui olive potevano essere mangiate come alimentazione oppure lavorate come medicinali, unguenti o illuminazione. Aspetta, se sei interessato a questo genere di video, ti consiglio di suonare la campanella ed iscriverti a questo canale. Tutti gli iscritti saranno avvisate su tutte le nuove storie e altre sorprese. Se vuoi commentare, non dimenticare mai la buona creanza. Apre molte porte, chiude molte bocche, rende gli occhi più luminosi e si abbina con tutto.